Bene, eccoci, giovedì 26 maggio, buongiorno a tutti, benvenuti in diretta, ore 12 da Cremona 1, anche oggi ci siamo, buongiorno Cristina buongiorno, Coppola. Buongiorno Giovanni Palisto, anche oggi tanti ospiti, tantissimi ospiti, dovremmo anche un po' correre, Sì, dobbiamo correre perché oggi abbiamo parleremo tra le altre cose della Lega del Filo d'Oro che da decenni aiuta i disabili, tra poco sapremo e scopriremo meglio come. Poi parleremo di rugby perché sabato ci sarà l'inaugurazione del campo da rugby che c'è in via Milano da tanti anni, un po' semi abbandonato, e adesso è stato preso in gestione dai Lions Rugby di Cremona, e poi ne parleremo con il presidente. E poi ci collegheremo con Milano perché c'è grande attesa per la finale di Champions League tra Atletico e Real, e però ci sono anche tante iniziative, tanti eventi a contorno di questa manifestazione. C'è anche un coro gospel che noi conosciamo bene. Esatto, possiamo chiamarli gli amici di Ore 12 di Cremona 1, perché ne abbiamo parlato tanto spesso nelle nostre puntate, ci siamo collegati più volte via Skype e lo faremo anche oggi con Francesco Zarbano. Esatto. E poi? E poi parleremo ancora di sport, oggi una puntata, a dire la verità, molto sportiva, perché parleremo anche di rappresentativa Cremona Calcio, che sta organizzando una partita benefica, ed altri eventi benefici che raccontano e riguardano sempre lo sport. Ma poi andremo anche alla Specola con i volontari del gruppo Astorofili Cremonesi per parlare di una iniziativa prevista per venerdì, per domani alle ore 21, parleremo, ma saremo più precisi nel corso della trasmissione. Anche di basket, a proposito di sport, perché sabato sarà presentato a Cremona, nella cortile del Museo del Violino, alle 11, il libro di Emiliano Poddi, Le vittorie imperfette, riferito a una storica finale di basket, appunto, che ci riporta alle Olimpiadi di Monaco del 1972. E a proposito però di tutte quello che è informazioni, notizie e quant'altro, direi che siamo pronti per collegarci con cremonaoggi.it. E allora io vedo Michele Ferro pronto in collegamento con noi. Buongiorno Michele, raccontaci le ultime notizie. Tutti, ci abbiamo diverse notizie appena arrivate. Allora partiamo con un arresto da parte della Guardia di Finanza che ha sferrato un altro colpo allo spaccio in città. Nei giorni scorsi ha notato durante un pattugliamento la presenza di un 31enne albanese con percenti per droga, che è risultato appena rientrato dall'Albania, di recente rientrato dall'Albania. Dopo diversi accertamenti, pedinamenti, controlli di vario genere, hanno trovato nella sua abitazione 70 grammi di cocaina ad alto grado di purezza, come hanno rivelato le analisi chimiche. L'uomo è stato arrestato e sono state avviate anche le procedure per l'espulsione. Cambiando argomento, parliamo di tassa rifiuti. Anche quest'anno si preannuncia un forte malcontento da parte delle categorie commerciali per gli aumenti in bolletta. Ieri in comune c'è stata una riunione tra gli assessori al bilancio e all'ambiente Manzi e Manfredini e rappresentanti delle categorie commerciali sul tema della tariffa puntuale, che consentirebbe di pagare solamente per i rifiuti effettivamente prodotti. Bene, Linea Gestioni non è ancora riuscita però a trovare le modalità tecniche per attuarle, per questo è in programma un incontro di chiarimento tra gli stessi commercianti e Linea Gestioni, una riunione particolarmente tesa, quella di ieri. E concludiamo con la festa della polizia che si è appena conclusa a Palazzo Cittanova, un evento molto partecipato, studenti, agenti e rappresentanti delle forze dell'ordine e della vita politica cittadina. Il questore Gaetano Bonaccorso ha parlato dell'importanza del lavoro della polizia, non solo sul piano della repressione, ma anche su quello della prevenzione e dell'integrazione nella società e nella vita cittadina. C'è stato poi l'annuncio da parte del questore di un incarico molto importante che ricoprirà a breve Gerardo Acquai, storico dirigente da molti anni alla questura di Cremona, di recente promosso alla carica di dirigente superiore. Bene, tra qualche settimana andrà a dirigere la questura di Sondrio, un incarico, come detto, molto importante per Acquaviva. Grazie Michele Ferro. Allora Acquaviva andrà a Sondrio, abbiamo scoperto questa notizia, e appunto ci leghiamo proprio a quello che stava dicendo Ferro sulla festa della polizia. Certo, perché in occasione della festa della polizia è stato mostrato anche un video che avremo modo di mostrarvi tra poco, un video che è stato realizzato dalla nostra emittente proprio per l'occasione della festa della polizia, e in particolare con gli operatori Marco Zambelli e Giuseppe Di Fede,
che hanno montato, registrato, girato e montato appunto queste bellissime immagini che vedremo tra poco. Guardiamoli insieme. Cremona, le sue vie, le sue piazze, la sua storia. La polizia di Stato, tra la gente, con la gente. Il controllo del territorio. L'educazione alla legalità. Una presenza costante e capillare. Un punto fermo, sempre in movimento. La professionalità e la tecnologia al servizio della vostra sicurezza. A tutela della vostra libertà. Un legame prezioso, fatto di lealtà e dedizione. E vai, 164esima festa della polizia, bravi. Meno male che il 5 giugno non saremo più in onda, perché altrimenti avremmo dovuto fare anche quello dei carabinieri. Tu lo sai, per questa... condicio, a questo punto dovremmo andare in onda anche lunedì, cosa dici? Ok, tenteremo di farlo. Bene, 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 allora complimenti a tutti. La festa della polizia questa mattina al Cittanova è terminata, poi ve la racconteremo nel telegiornale in onda alle 13.30. Altri appuntamenti di oggi: alle 21 al Teatro Monteverdi si parla niente di meno che di Marilyn Monroe, con Elena Mosconi, docente di storia del cinema, e Sara Fontana, docente di storia dell'arte contemporanea presso la facoltà della Università di Pavia. E poi ancora torna il Monteverdi Festival alle 21 al Museo Civico alla Ponzone con Luca Scarlini e Anna Bessi. Ma diamo uno sguardo anche a quella che è la programmazione della nostra emittente a partire dalle 18, con un altro appuntamento con lo speciale legato alle prossime elezioni amministrative, condotto in diretta dal nostro Simone Bacchetta. Sarà il focus questa sera dedicato al comune di Pianengo, con Roberto Barbaglio della lista civica Insieme per Pianengo e Isa Casazza per Pianengo, la lista. In comune si sfideranno per arrivare alla poltrona di sindaco appunto del comune cremasco. L'appuntamento è in diretta alle 18. E poi sempre stasera alle 20.30 un nuovo appuntamento con I Gioielli Sotto Casa, la trasmissione a cura di Piero Brazzale. Vediamo insieme dove sarà Piero Brazzale questa sera. Per il
nostri itinerari oggi vi porto a Pavia, siamo all'interno del castello dove hanno sede i musei civici di Pavia. Al mio fianco il direttore Susanna Zatti, vogliamo parlare innanzitutto di questo contenitore meraviglioso che è il castello di Pavia. Sì, è un castello bellissimo, molto ben conservato, è stato costruito dai Visconti a partire dal 1360, in soli 5 anni hanno realizzato una mole quadrilatera meravigliosa, l'hanno fatta tutta decorare dai migliori pittori, hanno costruito al suo fianco un parco meraviglioso nel quale i duchi cacciavano e le nobildonne prendevano i bagni. Adesso dal 1950 il castello è sede dei musei civici e stiamo realizzando sempre nuove sezioni, quindi sono completamente allestiti i primi piani, piano terreno il primo piano, e stiamo completando anche tutto l'allestimento del secondo piano sottotetto. Dei musei civici veramente molto importanti da scoprire e da venire a visitare. Noi lo faremo giovedì sera per le 20:30 all'interno dei gioielli sotto casa, vi aspetto. Allora, gioielli sotto casa questa sera in onda alle 20:30 e poi alle 21 un nuovo appuntamento con la trasmissione In Perfetta Salute con la dottoressa Annalisa Subacchi, la nostra Federica Bandirari, e la possibilità per tutti i telespettatori di telefonare, di porre domande attraverso appunto telefono, mail, sms. Andiamo a scoprire insieme quali saranno gli argomenti della puntata. Se siamo a dieta, dobbiamo stare attenti ai drink e alle bibite alcoliche che beviamo. Senza pensarci, infatti, ogni volta che li beviamo accumuliamo calorie, calorie che poi diventa sempre più difficile bruciare ed eliminare. L'alcol, pur apportando circa 7 kcal per grammo, non è un nutriente e il suo consumo non è utile all'organismo o alle sue funzioni. Risulta invece fonte di danno diretto alle cellule di molti organi, tra cui i più vulnerabili come il fegato e il sistema nervoso centrale. L'alcol viene assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dalla prima parte dell'intestino. Che cosa fare allora quando si è a dieta, ma anche d'estate, con l'uso degli alcolici? Risponderà questa sera la dottoressa Annalisa Subacchi, biologo nutrizionista, all'interno della puntata di Imperfetta Salute versione estiva. Dalle 21 infatti in diretta torna sulla nostra emittente l'appuntamento con il benessere e con la salute e la nutrizione proprio in compagnia della dottoressa Subacchi. Per intervenire in diretta 0372 8056, oppure mandate un messaggio durante la nostra diretta 342 599 7969. Si parla dunque dei cocktail ed estate rapportati ovviamente all'alimentazione e alle calorie. Bene, eccoci di nuovo insieme con il primo ospite che ci consente di approfondire un tema legato a un'associazione presente in Italia da tanti anni, è la Lega del Filo d'Oro. Buongiorno e benvenuto a Stefano Biraghi, che è il referente per i volontari della Lega in Lombardia. Allora, parliamo subito della Lega del Filo d'Oro, che è nota da anni, è nota perché anni fa c'è stato un testimonial, insomma, di primissimo livello, che tra l'altro è stato ospite anche in questo salotto. Stiamo parlando di Renzo Arbore. Da quanti anni esiste la Lega del Filo d'Oro? Allora, la Lega del Filo d'Oro esiste da oltre 50 anni. È nata nel 1964 nelle Marche, a Osimo, perché una signora sordoceca che era diventata sordoceca all'età di 7 anni, Sabina Santilli, venendo dall'Abruzzo, nelle Marche aveva trovato un primo nucleo di persone che l'hanno aiutata a creare questa associazione. L'idea da cui nasce l'associazione è, prima di tutto, trovare altre persone che avessero questa doppia problematica, perché non vedere è una cosa, non sentire è un'altra cosa. Noi ci occupiamo di persone che hanno entrambi i problemi, non vedono e non sentono, e ci occupiamo anche di persone che, oltre al problema visivo-uditivo, possono avere anche altre invalidità dal punto di vista motorio, dal punto di vista comportamentale, di ritardo mentale. Quindi è un'area di disabilità molto grave e molto particolare, e quindi ha un metodo di lavoro particolare con cui si può seguire queste persone e si può accompagnare nel tempo. L'associazione è nata 50 anni fa, si è sviluppata per 30 anni sul territorio marchigiano, poi a inizio anni 80, in coincidenza anche con l'incontro con Renzo Arbore, che a tutt'oggi è il nostro testimonial, affiancato da un anno con Neri Marcore, che è un nuovo sostenitore e testimonial importante. Certo, indubbiamente. Ecco, ma questa doppia disabilità quante persone tocca in Italia?
Allora, recentemente abbiamo fatto uno studio promosso dalla Lega del Filo d'Oro insieme all'Istat proprio per dare dei numeri. I numeri sono risultati molto impressionanti anche per noi che seguivamo e ci rendevamo conto che i numeri che avevamo non erano esattamente quelli corretti. È stato calcolato che ci sono 189.000 persone che hanno problemi visivi e uditivi, entrambe le problematiche in Italia, quindi numeri molto forti. Principalmente sono in età anziana, ma ci sono anche 9.800 e passa bambini che sono nella scuola primaria, cioè i primi anni, le scuole elementari e le scuole medie, che hanno queste problematiche, spesso, molto più spesso, associate anche altre problematiche di ritardo mentale piuttosto importanti, di apprendimento. E queste 189.000 persone sono diffuse un po' in tutta Italia, o c'è una zona dove, diciamo, per motivi ancora credo imprecisati, si concentrano? Allora, sicuramente da sempre sappiamo che il grosso della presenza delle persone sordocieche pluriminorate è nel centro-sud Italia, ma la presenza è su tutto il territorio nazionale, tant'è che noi abbiamo un dato sul nord-ovest, cioè Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, è intorno al 16%, 16.2% di queste 189.000 persone. Ecco, naturalmente queste sono settimane particolari per le associazioni di volontariato, perché sono le settimane del 5 per 1000. A proposito, riusciamo anche a mettere in grafica il numero del codice fiscale della Lega del Filo d'Oro, che attraverso il quale è possibile appunto devolvere il 5 per 1000 a questa associazione. Negli ultimi 10 anni, grazie al 5 per 1000, siete riusciti ad ampliare la vostra attività? Assolutamente sì. Abbiamo aperto nuove strutture, nuovi centri. La prima è stata aperta qua in Lombardia, il centro di Lesmo, che è in provincia di Monza e Brianza, che ospita 42 persone sordocieche pluriminorate psicosensoriali, e sempre da Lesmo seguiamo una settantina, 75-78 persone e famiglie anche sul territorio lombardo. Sicuramente oltre alla sede di Lesmo ci sono altre 8 presenze mm-hmm. territoriali in 8 regioni, e questo ci permette di dare una risposta sempre più vicina alle famiglie e ai ragazzi sordociechi che seguiamo in tutta Italia. In questo periodo stiamo lavorando molto anche per rinforzare la nostra sede centrale, il centro nazionale, che è un po' il cuore del nostro lavoro, soprattutto per l'infanzia, per i bambini, col centro diagnostico. Che è ancora nelle Marche? Che è nelle Marche, ad Osimo, sì, rimane comunque mm-hmm. Perché lì si è sviluppato proprio il lavoro, soprattutto con famiglie e bambini, e entro il 2017, grazie al sostegno di tanti sostenitori che abbiamo in Italia, sono centinaia di migliaia le persone che ci sostengono in Italia, un po' perché abbiamo avuto la fortuna anche di avere una visibilità grazie. Certo. Un testimonial come Renzo Arbore, un po' perché anche il nostro lavoro è un lavoro fatto di concretezza, di lavoro quotidiano con persone che, se non vengono seguite in un rapporto uno a uno e con un'attenzione particolare, difficilmente colgono anche l'ambiente, la realtà che le circonda. Faccio un esempio molto concreto: un bambino sordo che entra in una festa organizzata dai suoi amici, la prima cosa che vedrà è con gli occhi vedere le persone che ci sono, gli amici che ha, vedere cosa stanno facendo, e quindi riuscirà a partecipare a questo evento. Un bambino non vedente invece cercherà di sentire quello che succede accanto a lui, di sentire le voci delle persone. Un bambino sordocieco che viene accompagnato a una festa si trova isolato di fronte al silenzio, e quindi se non è aiutato, affiancato e aiutato a trovare delle forme di comunicazione e di relazione con l'ambiente esterno e con le persone, rimane proprio fortemente isolato e quindi impossibilitato a esprimersi tutti i talenti che probabilmente ha, perché noi lavoriamo proprio su quello, cioè non sui limiti delle certo. persone sordocieche. Non ci interessa partire dal problema, ma ci interessa partire dalle risorse, dalle possibilità, ecco, e su quello costruire un percorso. Ecco, risorse che sono state intercettate e potenziate anche grazie alla tecnologia? Anche le tecnologie, gli studi della ricerca che stiamo facendo sono sicuramente, soprattutto le nuove tecnologie, hanno amplificato enormemente le possibilità delle persone sordocieche. Adesso con una barra Braille ci si può collegare col Bluetooth al cellulare e semplicemente comunicare a distanza leggendo in Braille e scrivendo direttamente sulla tastierina
che hanno collegato al cellulare, quindi riescono ad avere relazioni a distanza che prima erano assolutamente impossibili, perché senza un contatto fisico non c'era relazione. Adesso la tecnologia diventa un ampliamento, una protesi, diciamo, di questo contatto fisico. Certo, un'ultima battuta sui volontari, centinaia di volontari, come ci si avvicina e come si diventa volontari? Allora, della qui Lega. Gioco un po' in casa perché io sono proprio referente per i volontari della Lombardia. In Lombardia siamo 120 più o meno, adesso sto inserendo gli ultimi volontari dell'ultimo corso base. Noi ogni anno organizziamo un corso di formazione per i volontari, normalmente nel mese di marzo-aprile. Prima ci conosciamo, cerchiamo di capire le disponibilità, gli interessi delle persone che incontriamo, e queste persone poi dopo vanno a rispondere a dei bisogni di relazioni diversi dalla relazione professionale che hanno le persone che seguiamo noi. Noi seguiamo professionalmente i nostri ragazzi giorno dopo giorno, ma il volontario ci aiuta ad offrire loro una possibilità in più, qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, qualcosa che non è strutturato dal punto di vista educativo, ma diventa un momento e un'occasione importante. Quindi si passa da un colloquio, da un periodo di formazione, da un periodo di affiancamento, e poi dopo si diventa volontari attivi e si diventa una delle quattro colonne della Lega del Filo d'Oro. La Lega del Filo d'Oro sta in piedi sicuramente perché c'ha dei sostenitori che permettono di mantenere economicamente l'associazione e i progetti che ha, di progettare anche qualcosa di nuovo sempre, che è molto importante. Sicuramente c'è la presenza dei dipendenti, dei professionisti, delle famiglie, che sono assolutamente fondamentali, ma anche i volontari sono una delle quattro colonne dell'associazione che permette di dare una ricchezza e una vivacità alla vita associativa. Noi siamo un'associazione, non siamo gestiamo delle strutture che sono accreditate a livello sanitario, quindi sostanzialmente delle strutture ospedaliere, ma non siamo degli enti pubblici che gestiscono queste strutture, siamo un'associazione e le gestiamo con uno spirito molto diverso. E quindi un'associazione che può essere sostenuta con il 5 per 1000 per sostenere i centri, i progetti di ricerca, i centri di cura, i volontari e la loro formazione, e naturalmente anche i dipendenti che sono evidentemente necessari per mandare avanti questa struttura che, dicevamo, gestisce 600 volontari, se non ho capito in male. In tutta Italia siamo in 600. E quindi, insomma, sicuramente da sottolineare questa possibilità. Allora vi ricordo, per il 5 per 1000, il codice fiscale della Lega del Filo d'Oro 800 31 50 424. Benissimo, grazie a Stefano Biraghi, che è il referente dei volontari per la Lega del Filo d'Oro in Lombardia. Esatto. Grazie. Veniteci a trovare all'ESMO, così vedrete e toccherete con mano il lavoro che facciamo. L'ESMO è sopra Monza. Certo, nella provincia di Monza e Brianza. Grazie di nuovo, buon lavoro. Grazie. Allora, ci fermiamo per qualche istante e poi proseguiremo con altri ospiti. Eccoci di nuovo insieme per parlare di un libro che sarà presentato sabato mattina alle 11 nella cortile del Museo del Violino. È intitolato Le Vittorie Imperfette, edito da Feltrinelli ed è scritto da Emiliano Poddi. Eccolo qui, lo vedete. Allora, quali sono queste vittorie imperfette? Sabato mattina in cortile ci sarà, oltre all'autore, anche Paolo Bodini e il nostro Giacomo Iacomino, che abbiamo qui adesso. Buongiorno, ciao Giacomo. Buongiorno Giovanni, io sempre qua sulla sedia scomoda. Mi spiace, ma è così, per mantenere viva l'attenzione dei nostri ospiti. Va bene. Allora, sabato mattina sarai appunto nel cortile del Museo del Violino per la presentazione di questo Le Vittorie Imperfette. Di cosa stiamo parlando? Guarda, già il titolo ci permette di spiegare che cosa c'è dietro. Il concetto di vittoria si avvicina molto alla perfezione, perché se io ho come obiettivo la vittoria e la raggiungo, sono stato perfetto nel perseguimento del mio scopo. Poi ovviamente ci sono tante sfumature delle imperfezioni che possono riguardare una vittoria. Abbiamo vinto, ma abbiamo giocato male. Abbiamo vinto, ma meritavamo di perdere. Abbiamo vinto, ma alla fine l'hanno deciso gli arbitri. La partita Stati Uniti-URSS del 1972, Olimpiadi, finale di pallacanestro alle Olimpiadi, vinta dall'Unione Sovietica, è probabilmente la vittoria dell'Unione Sovietica più imperfetta di sempre, perché finì con l'URSS che vinse di un punto, qualcosa del tipo 50-49, adesso vado a memoria, e gli ultimi 3 secondi di quella partita furono fatti giocare per 3 volte finché l'URSS non andò a fare quel canestro
che poi permise appunto alla squadra di vincere il titolo. Una tragedia sportiva per gli americani, più quella di quella umana che poi c'è stata nel 72. Certo. E perché dico che è una tragedia sportiva? Perché ancora adesso ci sono degli strascichi. Kenny Davis, il capitano di quella squadra americana, ha scritto sul proprio testamento: non voglio che nessun nipote o pronipote vada mai a ritirare quella medaglia d'argento. Aiuto. Gli Stati Uniti non si presentarono sul podio. C'erano i sovietici, c'era Cuba, terza, il secondo posto era vuoto, gli americani non c'erano, e se vai a Losanna, nella banca, o meglio nel caveau della banca scelta, ci sono ancora quelle medaglie lì e che probabilmente non verranno mai più ritirate. Quindi insomma, precipitiamo in un clima da guerra fredda, ritorniamo appunto al settembre del 1972, Olimpiadi di Monaco, questa finale di basket terminata, come diceva Giacomo, 50-49, e questo punticino sembra, da quanto si può desumere, che sia un po' stato strappato in maniera quantomeno impropria. Allora, ci sono delle splendide immagini che ci riportano proprio a quel giorno, a quel 9 settembre 1972, immagini peraltro molto familiari a Giacomo, che solitamente ci racconta con le sue telecronache proprio le avventure di basket della Vanoli. Qui però insomma il livello è diverso, no Giacomo? Il livello è diverso, un'altra epoca. Ricordiamo che gli Stati Uniti giocava con i giocatori del college, perché la NBA diceva: noi se alla NBA, alle Olimpiadi ci mandiamo i giovani perché siamo troppo superiori. Qui hanno perso per la prima volta alle Olimpiadi una finale dal 1936, erano sempre arrivati primi tranne in questa partita. Questa è la telecronaca peraltro di Aldo Giordani, e chi non sa chi sia Aldo Giordani, se in Italia si parla così tanto di pallacanestro è merito anche e soprattutto di Aldo Giordani. In campo ci sono i due giocatori attraverso cui viene raccontata la storia da Emiliano Poddi. Uno è Alexander Bielov, che segnerà il canestro decisivo per l'URSS, l'altro è Kevin Joyce, il quale è, diciamo, l'autore, uno dei protagonisti della rimonta statunitense. L'URSS è avanti per tutta la partita, poi alla fine riuscirà quasi a intercettare quel passaggio che porterà Bielov alla vittoria. E di fatto, tu dicevi giustamente, guerra fredda, si parte da qui, cioè si parte da quello che questa partita doveva significare per le due squadre, come ci sono arrivate. Cioè l'America ovviamente giocava con tutto il massimo che si poteva avere dal punto di vista tecnologico, l'URSS aveva una situazione molto 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 diversa, e il concetto delle vittorie imperfette si può applicare anche alle stesse Olimpiadi. C'era un'esigenza smodata che quelle Olimpiadi fossero perfette. Perché? Perché li organizzava la Germania, ed è garanzia di perfezione nell'organizzazione del lavoro. La Germania voleva mandare un messaggio importante, perché erano le prime Olimpiadi a Monaco dal 1936, cioè le Olimpiadi organizzate dalla Germania nazista, certo, da Hitler, dalla razza ariana che avrebbe vinto tutte le medaglie. Poi Jesse Owens ebbe qualcosa da ridire da questo punto di vista. Quindi anche quelle Olimpiadi che dovevano essere perfette furono ricordate non tanto per imprese sportive, magari Mark Spitz, quello sì, le 7 medaglie d'oro in 7 discipline di nuoto diverse, però furono ricordate per la strage degli atleti israeliani uccisi dal comando estremista palestinese nell'albergo accanto a quello dove si trovava peraltro Rest Perry, il quale si ricorda che c'erano gli elicotteri, guardò dalla finestra tutto quello che accadde, e per quella partita che fu veramente davvero una delle partite, la partita più controversa nella storia di pallacanestro. 3 secondi hanno giocato col tempo, cioè noi vorremmo tanto tornare indietro per rivivere i nostri momenti migliori. In quella situazione giocarono col tempo, riazzerando il cronometro, dicendo: no, la rifacciamo. Finisce, vince gli Stati Uniti, no, la rifacciamo. Finisce, vince gli Stati Uniti, no, la rifacciamo. Finisce, ha segnato l'URSS, ok, adesso va bene così. Politica, guerra fredda, credo che Emiliano ci racconterà questo e altro nel libro. E allora, che bello, sabato mattina alle 11 nella cortile del Museo del Violino, le vittorie imperfette con Emiliano Poddi, l'autore, e anche Paolo Bodini e Giacomo Iacomino, per ritornare appunto a questo clima da guerra fredda, e non solo, perché appunto ci sarà modo di rievocare queste vicende sportive, ma anche politiche. Con qualche spritz, perché è spritz letterario, no? Certo, il nome lo spritz già alle 11 del sabato mattina, direi che ci può stare. Bene. Ok, perfetto. Grazie Giacomo. Grazie a te, grazie a voi. A questo punto proseguiamo, Cristina. Grazie Giovanni, dal basket al calcio, perché vogliamo annunciarvi un appuntamento, una partita benefica che si giocherà a brevissimo allo Zini. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi vado a presentare: Massimiliano Zagheni, Irene Salvadori. Benvenuti.
Buongiorno a voi. E allora, ciao, Irene, raccontaci tu che cosa avverrà allo Zini venerdì 10 giugno. Ciao a tutti. Allora, il 10 giugno ci sarà una partita di beneficenza tra la rappresentativa Cremona Calcio e l'Associazione Italiana Calciatori Senior Team, il cui ricavato sarà devoluto al gruppo Cremona Un Bosco per la Vita e l'Associazione Calcio 21. E l'Associazione Calcio 21, quindi torna l'appuntamento con Cremona Non Dimentica, Cremona Aiuta, quarto, se non sbaglio, appuntamento. Di una partita benefica che di solito è ospitata proprio nel nostro stadio. Io vi ringrazio un'altra volta dell'ospitalità e oltre a quello che ha aggiunto Irene si può dire che gli spettatori troveranno posto solo in tribuna coperta, si entra dal lato piazzale Luzzara. Quest'anno la rappresentativa Cremona Calcio ha pensato bene di misurarne o di prenderne tanti, dipende come interpretare la cosa, da un gruppo di giocatori di Serie A. Non me ne voglia nessuno, che non me li ricordo tutti perché sono talmente tanti, più famosi per citare Dino Baggio, Simone Perrotta, i fratelli Zenoni, il noto Renato Villa, Paganin, ex capitano dell'Inter, Maurizio Ganz, Dario Hubner, forse ce l'ho fatta ricordarli tutti. Ho tralasciato i nostri campioni. Noi citiamo anche i nostri. Certo, il Montorfano, Bonomi, Dallinia. Se ne aggiungeranno altri, il problema è che logicamente dipende dagli impegni che avranno. Mi ha detto non avrò la possibilità di avere la mia foto sulla locandina, però farò il possibile per esserci. Questo è l'input che ne ha andato in tanti. Comunque. Siamo anche contenti. Perché insomma si può anche stare in panchina, entrare, uscire, non ci sono limiti, no? In sì, questi casi come nelle partite ufficiali. Anche perché sono ex campioni, ma l'età va avanti anche per loro. Tanti addirittura hanno dato l'adesione pur non giocando, però hanno detto mi piacerebbe esserci, se ci inviti volentieri andiamo in panchina, parliamo con gli ex, Gigi Maifredi anche quest'anno e Valentina Battistini che è anche la fondatrice dell'Associazione Calcio 21, questo gruppo di ragazzi down che la nostra Valentina ha deciso di allenare e di far giocare, quindi sarà devoluto parte anche a loro e saranno i coach di questa squadra. Insomma, per voi della rappresentativa è anche un modo per ritrovarvi e giocare insieme, ma abbiamo visto che vi trovate spesso, organizzate spesso iniziative, ma anche di ritrovare magari amici e calciatori che non vedevate da tempo. Sì, prima di tutto il bello è che giochi contro dei calciatori che avevi il poster in camera da bambino, quindi già è la cosa esaltante. E in più per ritornare al nome rappresentativa Cremona Calcio, cos'è la rappresentativa Cremona Calcio? In due parole, non è nient'altro che un gruppo di amici che gioca insieme da diversi anni, ma che ha abbandonato l'idea del risultato a tutti i costi. Nel senso ci spostiamo sempre solo ed esclusivamente con le famiglie, quindi mogli, fidanzati, figli anche piccoli, prendiamo il nostro bel pullman, ci spostiamo in Europa, perché possiamo dire in Europa, quindi in Svizzera, quindi a Parigi siamo stati nella nostra Roma, e ci spostiamo, giochiamo con una rappresentativa locale, poi si gira la città e fa turista. L'occasione con anche le tute della rappresentativa. Con le magliette che. Che purtroppo abbiamo dovuto regalare anche al nostro sindaco, che anche quest'anno farà l'onore di partecipare anche lui alla partita, purtroppo perché dovrò vedere in che condizioni fisiche è. No, è stato perché non è allenato, tu dici? E presumo di no, ha degli altri impegni, continua a dire che ha degli altri impegni, non riesco ad allenarmi, però ci sarà anche lui che giocherà per il nostro secondo anno contributivo con noi e fa piacere, il sindaco della mia città, che nella rappresentativa Cremona Calcio ci sia anche lui. E Irene, che ruolo avrai in questo caso? Io sono la responsabile delle pubbliche relazioni, quindi curo quell'aspetto. Quindi non ti portano in panchina, insomma, non ti fanno lavorare direttamente in campo. No. Quindi insomma l'appuntamento lo ricordiamo, Stadio Zini, venerdì 10 giugno alle 18.30, naturalmente accorrete numerosi, l'ingresso è di 5 euro per la tribuna coperta, per la tribuna e gratis per i bimbi sotto gli 8 anni. C'è la possibilità di incontrare da vicino questi campioni perché grazie al Relè Convento, dopo ci sarà il conviviale appunto al Relè Convento di Persico e firmeranno autografi e foto che hanno già richiesto, ho detto
ci troviamo là perché lo stadio diventa un po' un problema, quindi ci troviamo al convento. E allora pronti per tanti selfie. Grazie a Massimiliano Zagheni, grazie a Irene Salvadori e per noi qualche istante di pausa e poi torneremo tra poco con altri ospiti. Bene, di nuovo in diretta a ore 12 per una buona notizia. Infatti torna ad essere completamente fruibile, direbbero quelli bravi, un impianto sportivo, un campo da rugby che in realtà, insomma, negli ultimi anni non ha funzionato tantissimo. Adesso però, grazie all'impegno di una società ben precisa, può essere di nuovo utilizzato alla grande e sabato è annunciato l'inaugurazione ufficiale. Stiamo parlando del campo da rugby presente in via Milano, che è risorto a nuova vita grazie ai Lions Cremona, di cui abbiamo qui il presidente Leo Piriti. Buongiorno Leo. Buongiorno. Ci diamo del tu, tanto ci conosciamo da te. Un po' di anni, diciamo. Allora, mi fa piacere dare spazio a queste notizie perché, insomma, è sempre bello quando si può dire, c'è un impianto sportivo in più in città e che va ad arricchire gli altri impianti già presenti, va ad arricchire naturalmente le possibilità per i giovani di praticare anche il rugby. In che situazione avete trovato questo impianto? Ma l'impianto era in dismesso e in disuso da parecchi anni e noi con la nostra opera l'abbiamo riattivato, non soltanto occupandoci del verde intorno ma anche allestendo proprio un impianto vero e proprio con spogliatoi e altri due container. Abbiamo ricavato un ufficio, lo spogliatoio per l'arbitro e una piccola, chiamiamola clubhouse, molto minimalista, che però ha ospitato, abbiamo disputato, sì, il nostro primo campionato quest'anno e ha ospitato 34 ragazzi per il terzo tempo. Ecco, vedete com'era l'impianto, insomma, diciamo che l'erba aveva preso il suo spazio. Sì, poi però lentamente, no, nel corso degli ultimi abbiamo mesi. Iniziato a ottobre del 2015 e le prime due gare le abbiamo giocate fuori casa, però a partire da novembre abbiamo iniziato poi il campionato. Quindi nell'arco di 7-8 mesi abbiamo provveduto a rimetterlo in ordine. Ecco, naturalmente da sottolineare anche che c'è stato l'apporto di tutti i vostri iscritti, volontari, certo, e altri sostenitori. Tra cui vorrei citare la Compagnia delle Griglie, infatti il nome Rugby Lions, che è in testa agli spogliatoi, più sui vetri degli spogliatoi ci sono delle foto che riguardano i ragazzi del rugby integrato, perché oltre all'attività agonistica ci occupiamo di rugby integrato insieme alla Compagnia delle Griglie e Cremona è la città capostipite di questa nuova disciplina, tant'è vero che stiamo regolamentando proprio le regole del gioco e uno dei nostri ragazzi, Valentino, che è uno dei ragazzi che appare la cui immagine appare sui vetri, ha partecipato nella scorsa estate al mondiale di rugby integrato. Anche questo è giusto sottolinearlo, perché appunto i Lions Cremona hanno questa attività particolare. Intanto si parla di mini rugby, se non sbaglio. Mini rugby, sì. Abbiamo in collaborazione con le scuole. Abbiamo iniziato nel 2009 come Junior Cremona Rugby, sì, School. Da agosto siamo diventati Lions, poi se volete ti spiego anche il, certo, motivo di questo nome. E abbiamo iniziato con i bambini nelle scuole, mini rugby, con due scuole. Quest'anno abbiamo avuto 14 scuole e l'Istituto Oriani da 3 anni partecipa al campionato nazionale delle scuole e 2 anni fa ha vinto il titolo nazionale Under 16. E quindi poi questa vostra attività al mini rugby in realtà ha avuto un'ulteriore evoluzione, appunto siete approdati a questo rugby integrato che coinvolge i disabili. Disabili, sì, e atleti normodotati. Una esibizione la faremo proprio in occasione dell'inaugurazione di sabato. Appena dopo il taglio del nastro, la parte ufficiale. Che avverrà alle ore 18, alle 18 l'inaugurazione, mentre a partire dalle 18.30 ci sarà questa esibizione partita tra la nostra squadra e quella di Colorno. Sono 4 in realtà le società che si stanno occupando di
rugby integrato, e Cremona è proprio la città capitale. Ecco, vediamo adesso un simbolo. Qual è il significato di questo simbolo? Ma allora direi che diciamo che Lions è un nome che hanno parecchie società rugbistiche in Italia. Non so, pensiamo alla vicina Viadana come simbolo al leone piuttosto che la Benetton Treviso. Ovviamente il significato cambia. Il nostro è perché abbiamo scoperto, forse non tutti lo sanno, che nel Duomo di Cremona ci sono presenti 13 leoni in marmo, c'è il leone del segno zodiacale nella torre, e poi durante gli scavi hanno scoperto i resti di un quindicesimo leone, e 15 è proprio il numero dei giocatori di rugby. La corona in alto rappresenta in realtà la Polisportiva Corona, perché la prima società che si è occupata di rugby a Cremona è stata la Polisportiva Cremona con Stuart Hill, e sotto la corona la JCRS sta per ricordare la Junior Cremona Rugby School. Quindi diciamo che dalla Polisportiva Cremona, dalla Junior Cremona Rugby School sono nati quelli che ora sono i Lions di Cremona, quindi ha anche un significato, doppio significato. Complimenti, perché seguire questa vostra evoluzione in questi ultimi anni, insomma, ci fa capire anche quanta passione, quanta energia avete messo in questo progetto. La Junior Cremona Rugby School, nata appunto nel 2009, per molto tempo quindi non ha avuto sede di fatto. No, abbiamo giocato a Piacenza, a Noceto, a Fiorenzuola. Avevamo un campetto per fare allenamento dietro la piscina di Cremona, però a noi serviva una sede e soprattutto un campo. Ecco, il campo che abbiamo costruito è omologato e si può giocare fino alla categoria, fino alla Serie A. Quindi, insomma, manca qualche tempo, ma arriveremo anche a questo. Bisogna dire che quest'area è in parte del comune ed era in parte della cooperativa, di una cooperativa edilizia che aveva quest'area in concessione d'uso a titolo gratuito fino al dicembre scorso. Esatto. E poi, insomma, i tempi sono cambiati. Sì, quella è una questione che riguarda il comune. Comunque la cosa importante è che ci è stata data la concessione di questa area, che abbiamo ha risistemato e abbellito, ma non solo per noi ma per l'intera città. Ci fa molto piacere. Alle 18 di sabato l'inaugurazione, saranno presenti ovviamente le autorità, tra queste anche l'ex sindaco Oreste Perri in qualità di presidente del CONI regionale. E poi non solo. Ci sarà anche la presenza di un giocatore della nazionale italiana, che è Andrea Lovotti, pilone della nazionale italiana emergente, lo definiscono un secondo Castro Giovanni, ecco, per intendersi, e il giorno dopo partirà con la nazionale per un tour, il tour estivo della nazionale, per giocare con Argentina, Stati Uniti e Canada, e gli ho strappato una mezza promessa, cercherà di essere presente perché deve ovviamente preparare, deve allestire i preparativi per la partenza del giorno dopo, però ci sono buone possibilità. Un ragazzo piacentino. Beh, certo, quindi dobbiamo assolutamente costringerlo. Bene, allora ribadiamo il cambio di nome da qualche mese, da Junior Cremona Rugby a Lions Cremona, che insomma anche questo, voglio dire, rappresenta una bella svolta. Certo. Bene, certo, ci fa piacere. Leonardo Piriti, presidente Lions Cremona, complimenti e naturalmente in bocca al lupo, perché adesso parte ufficialmente questa avventura nella gestione dell'impianto da una parte, ma anche nel sostenere poi una nuova avventura. Certo, ce ne mancava. È il nostro anno zero, come lo definisco io. Quindi, indubbiamente, è una storia bella che abbiamo voluto sottolineare, che è stata possibile, resa possibile dal contributo di tanti, tra questi anche l'amministrazione comunale. Certo, credo. Certo. Piriti, grazie. Grazie a voi. Bene, a questo punto diamo la parola ad altri ospiti, e quindi Cristina. Grazie Giovanni, vogliamo presentarvi un'altra serata, un altro pomeriggio, in questo caso benefico, organizzato allo Stadio Zilli di Cremona. Ne parliamo con il vicepresidente AIDO della provincia di Cremona, Francesco Pietro Grande, e con Roberto Romagnoli e Luciano Manuini del gruppo Il Terzo Tempo. Benvenuti. Allora, intanto spieghiamo un po' che cos'è questo gruppo di amici che si chiama Terzo Tempo, appunto. Siamo un gruppo di amici over 50, 60 e anche 70. Beh, ma over 50 basta in questo caso, sì. non svegliamo di più. Che tutte le domeniche mattina si trova su un campo di calcio di una canottieri per dare quattro calci a un pallone.
e un paio di volte all'anno organizzo un incontro con dei ragazzi speciali della cooperativa Santa Federici di Casalmaggiore in quel di Pozzo Baronze. Non vi dico com'è il campo di calcio di Pozzo Baronze, è un campo a tutti gli effetti destinato a giocare a calcio. Da qui nasce un'idea, e questo, il portatore di questa idea è Mario Pedrini, l'animatore diciamo di questa idea è Mario Pedrini, che doveva essere presente ma purtroppo oggi per motivi di lavoro è altrove. E il quale dice, ma perché non possiamo portare questi ragazzi a giocare in un vero e proprio campo sportivo? In una... E perché non allo Zini? Era un'idea che... un po' che... sogno di tutti, no? Soprattutto esatto, dei ragazzini. Esatto, era un'idea che sembrava inizialmente balzana, ma che adesso si sta realizzando effettivamente. Però a questo punto avevamo bisogno di qualcuno, perché noi chi siamo? Non siamo nessuno, vabbè, siamo un gruppo di amici. E allora da qui è partita l'idea di coinvolgere l'Associazione Italiana Donatori Organi, la quale si è detta favorevole a questa iniziativa e ci ha appoggiato in tutto e per tutto per la logistica. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo detto ma perché giocare solo noi con questi ragazzi allo Zini? Perché non apriamo le porte allo Zini a parecchia gente, a dare la possibilità di calcare questo campo glorioso a tante altre persone. E quindi ecco e allora il titolo. Abbiamo porta coinvolto 8 società cremonese, perché ci mandano dei bambini da 8-9 anni, abbiamo coinvolto il People Team, abbiamo coinvolto una rappresentativa femminile e abbiamo coinvolto anche vecchie glorie del calcio cremonese. Preparato il progetto, a questo punto mancava la parte più difficile, chiedere l'autorizzazione. Però qui grazie a Renato Ruggeri e sempre Mario Pedrini, Renato Ruggeri che collabora ancora attivamente con l'Unione Sportiva Cremonese e Mario Pedrini che è l'animatore, ci siamo abbiamo presentato il progetto alla dirigenza della Cremonese che l'ha accolto favorevolmente. Allora facciamoci raccontare da Luciano Maruini come è organizzata questa giornata, questo pomeriggio che si svolgerà proprio il 19 sì, giugno. Sì, è organizzata in questo modo, il campo favoloso, il campo dello Zini viene diviso in 4 e queste 8 squadre di bambini, che fra l'altro le squadre sono, vedete che ho, posso dirti il nome certo, delle squadre? Certo, ho una memoria, ferrea. E non dimentichiamone nessuno. No, ho una memoria ferrea, ci sarà il Corona. Ci sarà il Persico Dosimo, Pieve 010 a Martelli, poi c'è il Casal Buttano, la Grumulus, il Gambara e poi ci saranno il camp, il City Camp della Cremonese. Manderanno lì i nostri bambini. Quindi ci saranno quattro che giocano, fra l'altro ci saranno 4 arbitri ufficiali mandatici dalla Federazione di Cremona, grazie a Marinoni e Gianmario. E poi, fatto questo, finito qui, sarà questo torneino che vedrà chi vincerà, chi sopravviverà. Dopo ci sarà la partita del People Team contro la rappresentativa femminile. Anche qui, fatto questo esempio, ci sarà noi del terzo tempo, noi degli elitti, contro i ragazzi della Santa Federici, che sarà la solita battaglia che abbiamo lasciato insoluta dall'ultima di Pozzo Baronze. Dopodiché ci sarà un mix finale, prendiamo tizio, facciamo le squadre in estemporanea, come viene, 4 ragazzi di qui, 2 della Peppo Team di là, e fra l'altro ci saranno, come diceva Roberto, le vecchie glorie del calcio cremonese, non solo della Cremonese ma di tutta la provincia di Cremona, quindi ci sarà questo, così sarà l'apoteosi, sarà la chiusura dell'Ambaradan. La chiusura di un meraviglioso pomeriggio. Di un meraviglioso pomeriggio, anche lì ci saranno chi verrà, magari se ci sarà Finardi, se non è impegnato con l'Atalanta, ci saranno un po' di personaggi che hanno sempre girato intorno e che vengono volentieri. Allora, le 8 squadre che giocheranno sono piccolini, sono però. Dai 6 agli 8, dagli 8, 8, 8, dagli 8 ai 9 anni. Dagli 8 ai 9 anni. Dagli 8 ai 9 anni piccolini, quindi l'Aido metterà a disposizione, qui lo dirà il signor Pietro, certo, alcune delle magliette che metteremo all'inizio come visuale generale. Poi dopo ogni squadra si presenterà con i suoi colori sociali e lì si entrerà nella battaglia campale di questi bambini, che sarà una cosa molto bella. Ovviamente
ovviamente lo Zini aumenta questa ferocia, ecco, questa ferocia calcistica, ecco. Certo, che queste emozioni. Poi le emozioni grandi che provano questi bambini a trovarsi lì. E poi soprattutto, qui spendo una parola in più, soprattutto per questi ragazzi del Peppo Team e della Santa Federici, che sono convinto che già adesso sono in fibrillazione, già sapendo com'è, sono in fibrillazione. Per questa bellissima partita. E allora l'Aido in che modo darà il suo contributo? Noi abbiamo aderito subito a questa iniziativa e di questo ringraziamo anche questa associazione, quelli del Terzo Tempo, che è un po'... danno a disposizione il loro tempo proprio per dare modo ai bambini di esprimere le loro capacità calcistiche in maniera più simpatica possibile. Ed era giusto l'iniziativa di portarli allo Zini con una notevole enfasi, con un'apertura notevole a tutta la città, cosa che speriamo avvenga in effetti. L'Aido ha aderito a questo perché effettivamente il nostro impegno come associazione è quello di portare, soprattutto nelle scuole, lo stiamo facendo già da tempo nelle scuole elementari, nelle scuole superiori, nelle scuole medie, il messaggio della donazione degli organi. Purtroppo, devo dire purtroppo, perché in effetti, considerando che noi abbiamo 48 milioni di abitanti in Italia, abbiamo solamente 12 milioni di donatori, è un po' poco, abbiamo 1,6 milioni di donatori, è un po' poco come rapporto. E quindi abbiamo bisogno proprio di visibilità, di presenza, di conoscenza dell'associazione, perché effettivamente il dono è un atto importante nel momento in cui si pensa che donare un organo possa salvare la vita di altre persone. E questo è un impegno, ripeto, che speriamo che altre persone, con l'occasione della partita, vengano stimolate e vengano coinvolte di più nella loro possibilità di donare un organo nel momento in cui avverrà purtroppo un decesso. Ecco, sì, anche perché sensibilizzare comunque i bambini, sensibilizzare le giovani generazioni, vuol dire molto spesso sensibilizzare anche i genitori. Assolutamente. Infatti, partendo dal basso, coinvolgendo le famiglie. Certo, difatti il fatto di avere in quel giorno lì 8 squadre di bambini vuol dire avere tanti genitori, tanti nonni, tanti parenti che sicuramente vedranno il messaggio dell'Aido. Noi mettiamo a disposizione queste magliette proprio perché i bambini entreranno in campo come i grandi giocatori con le magliette, che poi logicamente giocheranno con i colori della loro squadra, ma però sarà già questo un forte messaggio agli spettatori e a chi avrà modo di partecipare a quella giornata. Ecco, visto che abbiamo presente il vicepresidente provinciale, magari due dati, quanti iscritti avete in provincia allora, di Cremona? Noi in provincia di Cremona abbiamo circa più di 16.000 iscritti, abbiamo parecchie sezioni nei comuni della provincia. Contiamo di aumentarli notevolmente, soprattutto anche alla recente iniziativa che si sta sviluppando con gli uffici anagrafe delle comuni, che è una firma in comune praticamente, dove nel momento in cui una persona rinnova o fa la carta d'identità ha la possibilità di dare il proprio consenso alla donazione degli organi. Il consenso viene immediatamente trasmesso al Centro Trapianti Nazionale, e quindi questo evita anche nel momento in cui, purtroppo, quando siamo nelle situazioni di lutto e anche psicologicamente molto difficili, di avere la possibilità che quella persona, se è iscritta a questo registro, può automaticamente donare gli organi. Quando si dona gli organi si parla sempre di cuore, di fegato, di reni, ma si parla anche di altre parti del corpo, perché in effetti oggi la medicina sta andando avanti con altre possibilità di recupero. Le immagini in provincia di Cremona l'anno scorso sono state fatte 12 donazioni di organi, però sono stati prelevati 44 organi, quindi le cornee, la pelle, eccetera, che ha dato non solo dato la vita, ma anche migliorato la vita a persone che ne avevano bisogno. Quindi insomma un momento che offre davvero una sensibilizzazione importante anche durante questa giornata, questa partita che si svolgerà allo Zini il 19 di giugno. Naturalmente porte aperte significa entrata gratuita. Entrata gratuita. Se qualcuno vorrà
sarà una cosa a parte, però basta che si sia una grossa partecipazione. Quindi l'importante è partecipare, esatto. L'importante è esserci, ci sarà l'opportunità di donare, ma l'importante noi è anche accogliere proprio, certo, il esatto, messaggio per diventare donatori. Noi saremo presenti con un nostro gazebo, con un nostro punto di riferimento, per cui aspettiamo tutti gli ospiti ben volentieri, non solo anche per dare informazioni, anche per chi non, in quel momento lì magari non è occupato col calcio, ma comunque daremo ulteriori informazioni per far sì che il messaggio giunga a chi ha la volontà di donare gli organi. Mi sembrava giusto ringraziare a questo punto, oltre che l'Aido, l'Unione Sportiva Cremonese, il Comune di Cremona che ci ha patrocinato l'evento, certo, La Federazione Italiana Gioco Calcio che ci mette a disposizione i 4 arbitri, le ditte Ravara e Samec, delle persone di Alberto Rovara e l'ingegner Carlo Morandi, che ci hanno dato a disposizione dei mezzi per il trasporto delle porte, che altrimenti non riuscivamo. Certo, non riuscireste. Per noi era un problema, quindi un problema notevole. Un sentito ringraziamento anche a loro. Grazie a Roberto Romagnoli, Luciano Manuini, grazie al vicepresidente provinciale dell'Aido, Francesco Pietro Grande. Per noi qualche istante di pausa, tra pochissimo. Bentornati a ore 12, adesso vi parliamo di un'iniziativa che è in programma per domani sera. Un benvenuto, per così dire, ai nuovi iscritti dell'Istituto Ghisleri Beltrami Vacchelli, e vista la presenza di un osservatorio proprio all'interno dell'istituto, perché non accoglierli con una notte stellata? Spero di aver presentato bene. Do il benvenuto ad Alessandro Maianti e a Mariano Gamba, benvenuti. E allora, il preside, come si diceva una volta. No, così è la parola che identifica meglio e anche la più forte. È un modo di dare un benvenuto, ecco, ai nuovi iscritti. Sicuramente, anche perché abbiamo la fortuna di avere nel nostro edificio la specola, che è l'Osservatorio Astronomico della città, la collaborazione del gruppo Astrofili. E abbiamo queste due realtà che non si incontrano mai, perché noi siamo di giorno e di pomeriggio e loro sono di notte, mi piace come le Dioc, e quindi abbiamo creato questo momento per far conoscere questa realtà, per dare un benvenuto ai nostri nuovi studenti e anche per creare un momento di incontro tra il personale della scuola, perché sono tutti invitati a questo. E allora l'appuntamento è per domani sera alle 21 e ci sarà l'opportunità a gruppi piccolini di 20 persone per volta di ammirare, sì, questo cielo. L'osservatorio non ha una capienza maggiore perché è una cosa che è stata strutturata in questo modo. Cogliamo l'occasione per rendere anche ai cittadini questa informazione, insomma, che la specola ormai da più di 50 anni è posta lì sull'Istituto Ghisleri e chiunque può accedere. Noi il primo e il terzo venerdì siamo comunque sempre lì, naturalmente condizioni meteo permettendo, e chi desidera avvicinarsi un po' alle cose del cielo, siamo lì a offrire quello che offre il cielo. In questo a seconda dei periodi poi, no? Perché l'offerta cambia molto. Siccome la Terra gira. E questo tra l'altro è un periodo abbastanza favorevole perché il pianeta Giove, Marte e Saturno sono visibili in queste sere, e quindi ecco l'opportunità per domani sera, è riservato agli studenti della scuola, però in altre serate siamo lì a disposizione. Quindi le ripetiamo, il primo e il terzo venerdì di ogni mese dalle 21 alle 23, basta presentarsi nella vostra sede. In Viale Trento Trieste? Viale Trento Trieste, di fronte ai Carabinieri, cioè, alle 21 vedono un gruppetto di persone, si sale assieme e quello che il cielo offre lo... Ecco, ci terrei a precisare che l'astronomia è comunque un bel mezzo di diffusione della cultura, e quindi ecco, chi volesse approfittarne e sente questa così attrazione del cielo, c'è questa possibilità. Il cielo si allarga, poi la preparazione, cioè la persona ne viene arricchita, perché si spazia veramente nello spazio e nel tempo, e quindi c'è la possibilità di rendersi conto dove effettivamente siamo.
con un orizzonte che è diverso dal nostro orizzonte comune, ma si può apprendere un qualcosa che poi ci aiuta anche a vivere meglio assieme, perché si allarga proprio questo orizzonte. E qui c'è pronto l'occasione per i ragazzi, i nuovi iscritti, che poi avranno anche altri momenti, perché nell'attesa sì, di certo, appunto poter abbiamo, entrare... Esatto, anche perché abbiamo imparato tante cose dal signor Maianti. Noi un evento lo organizziamo di sera alle ore 9, ma non ci siamo chiesti ci sarà la luce, ci sarà il buio, quindi c'è anche un piccolo tempo di attesa. Ci saranno degli stand ai quali faremo dei flash su quelli che sono stati i momenti più importanti o i progetti più significativi della scuola nel corso dello scorso anno. Ecco. Quindi ci sarà modo anche per rappresentare l'istituto ai nuovi iscritti, sì, fare in modo conoscono. Che i ragazzi si conoscano anche tra di loro. Sì, faremo di tutto per non annoiarli, perché sono molto rischiosi i momenti di presentazione di progetto, però saranno tutti a video, a flash. C'è anche un gruppo di writers della scuola, perché abbiamo messo a disposizione un muro da recuperare e daranno anche prova, insomma, di quello che sanno fare nell'arco della serata, per cui ci saranno anche vari momenti durante questa attesa del momento clou, che però è la visita dell'osservatorio e del cielo stellato. Quindi si renderanno conto in che istituto si trovano. Di essere all'altezza, che non è sempre facile. Quanti sono i nuovi iscritti? Com'è andata? È andata bene, direi meglio dell'anno scorso, soprattutto per i geometri, che erano il corso più in crisi. Abbiamo 170 studenti, 160 e rotti, ecco, perché poi vanno e vengono dei piccoli numeri, comunque la cifra è questa, quindi è meglio dell'anno scorso. E allora grazie alla preside dell'Istituto Ghisleri Beltrami Vacchelli, grazie naturalmente al gruppo Astrofili Cremonese, in particolare Alessandro Maianti, che oggi ci ha raccontato e ci ha invitato tutti il primo e terzo venerdì del mese dalle 21 alle 23 per ammirare il cielo stellato su Cremona. Grazie. Quando c'è bel tempo. Grazie. Grazie. Giovanni. Eccoci qua. Allora, c'è grande attesa per tutti gli appassionati di calcio, ma non solo, perché è un vero e proprio fenomeno di costume, la finale di Champions League che approda allo stadio Meazza di Milano. Sabato sera infatti si affronteranno il Real con l'Atletico Madrid. C'è grande attesa, naturalmente ci sono anche tanti eventi collaterali che sono stati organizzati giustamente da Milano per accogliere i tifosi. Si parla di 60.000 tifosi in arrivo da Madrid, 180 voli, molto precisamente divisi tra gli aeroporti di Malpensa, Terminal 1, Terminal 2 e di Bergamo, per evitare che naturalmente i tifosi del Real e dell'Atletico possano in qualche modo trovarsi gomito a gomito magari in aeroporto, perché insomma potrebbero non essere contenti. Tra i tanti eventi collaterali ce n'è uno in particolare che vogliamo sottolineare, di cui vi vogliamo parlare, ed è l'esibizione dell'Italian Gospel Choir, il coro gospel nazionale che noi conosciamo bene perché abbiamo seguito proprio durante l'esibizione in Piazza Duomo a Milano lo scorso mese di settembre, se non ricordo male era il 19. Allora a questo punto siamo proprio in grado di collegarci con Piazza Duomo a Milano, dove c'è Francesco Zerbano, che è il presidente dell'Italian Gospel Choir. Francesco, ciao, mi senti? Eccoci, ciao Giovanni, mi vedi? Ciao, sì, ci sentiamo. Okay, allora, com'è l'atmosfera lì in Piazza Duomo a Milano per questa grande attesa di questo evento sportivo? L'atmosfera è una bomba incredibile. Non so se Lorenzo, che mi sta seguendo come video, vi fa vedere dove ci troviamo. Questo è lo screen centrale da dove parte tutto. La finale di Champions League che si terrà sabato, però oggi si sono aperti i grandi festeggiamenti del UEFA Champions Festival, che è questo appuntamento che durerà fino a domenica con tantissimi concerti. In questo momento, a dire la verità, è il momento forse di maggior magra, perché come tu potrai immaginare se va a magnà, come si dice a Roma, anche se siamo a Milano. Però noi abbiamo fatto questa esibizione alle 10 del mattino, dove abbiamo cantato l'inno della Champions, per l'appunto, con Italian Gospel Choir, ed è stato un evento incredibile. Tantissime persone, la piazza era piena, non oso immaginare cosa succederà questa sera alle 21.30 quando ritorneremo di nuovo in piazza. Qui con me tra l'altro ci sono tre miei ragazzi, tre coristi che ancora non sono andati a pranzo, vi salutano, Jacopo, Livia e Francesco. E poi Gio, posso darti uno scoop in anteprima per vai, tutti i tuoi telespettatori? Vai Francesco. Marco,
cioè mi avvicino con Lorenzo e con i ragazzi, perché non so se lo vedete, a meno che non ci investano, non so se lo vedete, ma là, vediamo se Lorenzo riesce ad alzare, non so, aspetta, aspetta che lo diciamo in anteprima, aspetta che ci venga, scusate, diretta televisiva, scusate, sorry, TV, thank you so much. La coppa. Ecco, la vedete? La vedete? La vediamo la coppa con le orecchie, la allora, vediamo. Allora io vorrei fare un annuncio, quella lì è la coppa, la famosa Champions League, la coppa delle grandi orecchie. Io che sono piacentino sono abituato ad un'altra coppa e ci metterei a specificarlo, che è un po' più buona, anche se questa è più prestigiosa, visto che ultimamente si diceva che era passata di Parma, ma per me è sempre piacentina. Ma tutte campanilistiche a parte, questa è la nostra diretta, ci tenevo a dare un'esclusiva agli amici di Cremona 1 e Studio 1 e farvi vedere in diretta da Piazza Duomo la vera coppa che verrà innalzata sabato tra la mitica finale tra queste due formazioni spagnole che si affronteranno per appunto la finale di Champions. Ci fa molto piacere, molto belle queste immagini, ma quindi mi pare di capire non ci si può avvicinare più di tanto. No, perché praticamente se adesso Lorenzo vi fa vedere, vedete che ci sono intanto dei tornelli là dietro, non so se riuscite a intravederli, sì. Alzano un attimo Lorenzo, magari vediamo. Ecco, là ci sono un casino di persone che cercano di arrivare per fare una foto, qui c'è una tifosa del Real Madrid che sta cercando di immortalare il suo momento storico col trofeo che presumo voglia che si aggiudichi la propria squadra, e poi ci sono sistemi di massima sicurezza, perché come poi potrai immaginare Giovanni, insomma... Non siamo proprio in un'epoca di massima tranquillità, quindi poi Piazza Duomo con tutte queste persone è anche un, come dire, potrebbe essere un ritrovo sensibile anche per alcune persone che forse non hanno le idee molto chiare, certo. Quindi meglio lasciarli perdere. Cioè veramente ci sono tante forze dell'ordine. Prima di salutarvi volevo farvi vedere anche il nostro palco, che è questo, non so se lo vedete adesso. Sì, da, sì, più o meno, sì, siamo, sì, lo vediamo bene. All'altezza del cavallo, chiedo scusa perché qua vengo investito, e questo qua è il mitico palco dove oggi pomeriggio si esibiranno tantissimi DJ piuttosto che artisti vari, e alle 21.30 là dietro faremo anche noi il concerto. Non so quanto tempo ho ancora a disposizione. Abbiamo ancora 4 minuti, Francesco. Allora se abbiamo 4 minuti vi faccio un'altra esclusiva. Vieni Dardi, intanto inquadriamo, inquadri me? No, ma non sono un bel vedere. Allora, aspetta un attimo che qua c'è tutto un incastro magico. Vieni Dardi, voglio portare gli amici e anche i miei coristi, gli amici di Studio 1 e Cremona 1 direttamente sul palco. Venite con me. Perché sto per fare, intanto vedete le squadre che si affronteranno, no? Real Madrid e Club Atlético de Madrid. Non senti, qualche spagnolo, riusciamo già a beccarlo lì in Piazza Duomo adesso? Magari ti posso prendere qualche sudamericano, qualche spagnolo, non lo so, perché se vuoi posso chiedere a un mio corista di far finta con le S, sai quello che... Non posso... Aspetta, vediamo un attimo, perché qua c'ha tutte le facce da sudamericani, cioè non saprei distinguere uno spagnolo, però aspetta un attimo, cioè fosse uno con una sciarpa con scritto Real Madrid o Atletico Madrid, potrebbe essere. Posso fermare un cinese, che... Sorry, mister... No, it's on air on TV, sorry. Yes. Are you a supporter? Are you for the Real Madrid? Real Madrid supporter or Atletico Madrid? Real Madrid. Real Madrid? Soccer. Soccer, yes. It's the Champions Final. What's your name? My name is Thai. Thai, from? Where are Vietnam. You? Vietnam, ecco. Proprio spagnolo, eh. No, beh, spagnolo, però era anche giusto, che c'è stata una citazione storica, no? Certo. Che veniva Thai dal Vietnam. Allora, vedete qua sono i nostri tecnici che vi salutano. Siamo in diretta televisiva, ragazzi, fate un saluto e adesso vi faccio vedere come funziona il palco dove ci esibiremo questa sera. Vai, vai. Che non fa passare nessuno, ma noi sì, vero? Sei spagnolo o no? No, sono italiano. È italiano, vabbè, insomma, io cercavo uno spagnolo fra i tecnici. Vedete come si costruisce anche un palco, perché voi siete sul palco, state per vedere il palco più prestigioso di Milano. E poi dicano l'Italian Gospel, qua è un'altra riunione tecnica, siete in diretta televisiva, salutate i nostri amici, abbiamo un po' di amici di Roma, di Milano, del Vietnam non c'è nessuno, no? No, dalla Sardegna sì, che più o meno è, Sardegna un accostamento. Allora, saliamo sul palco. Guarda, oh, che bello. Ditelo ai nostri amici, cioè Studio 1, Cremona 1, guarda qua che direte, questo è il palco dove ci esibiremo. Quanti, ecco, ma sappiamo, Francesco, che il coro nazionale in realtà è composto da centinaia di persone. Questa sera quanti ce ne saranno? Questa sera siamo circa un 110, anche perché il palco sembra grande da lontano, ma poi quando si è sullo stage, sì, come in questo momento, non è molto. Allora, ti faccio vedere un po' di microfoni sul palco, questi siamo noi. Ok. Poi ci sono
i ragazzi di R101, che come voi sapete è una nota network nazionale radiofonico che è partner ufficiale della Champions, almeno di questo appuntamento, la piazza vista dal palco e grande chiusura, quanto sì. Mi rimane? 30 secondi? Pochi secondi. Ok, ora, visto che da ragazzino facevo il DJ, vi faccio vedere dove suoneranno i DJ, tra i quali Benny Benassi, che è uno storico e famoso DJ italiano. Guardate, questa è la console super attrezzata, la vedi, no? Guarda che bella. Tutto Pioneer, tutte robe incredibili e quindi bellissimo, insomma, faremo tutto il necessario per una grande festa e per un grande divertimento. Ma un pronostico non ce lo fai? Pronostico? Beh, come voi sapete, io valgo al calcio come praticamente le mosche sulla pizza, che credo siano forse inopportune. Però se volete, io credo che sarà un pareggio. Cioè, taglieranno la coppa in due, ne daranno un pezzo per uno, così non rompono le scatole uno là. Perché ma non è quella coppa là, non si può tagliare. Ah, no, non si mangia. Non si può. Comunque condivido. Allora nei tre giorni qui la dovessero rubare, io a un salumificio tra Piacenza e Cremona ne porto una, dico raga, accontentatevi di questa. Cioè, grande Francesco, grazie per questo tour in Piazza Duomo. Naturalmente buon divertimento a tutti coloro che prenderanno parte allo spettacolo questa sera anche con l'Italian Gospel Choir. Francesco Zerbano, il presidente. Lo salutiamo e lo ringraziamo e dobbiamo salutare anche tutti i nostri telespettatori. L'appuntamento è per domani. Per domani, naturalmente qui a mezzogiorno, siamo in ritardissimo, quindi dobbiamo chiudere. Ci vediamo domani. Arrivederci. Ciao a tutti. Ora al TG.